Collega di Ciocca, collega di partito, cosa pensa di quel gesto della suola della scarpa, onestamente? Ma guardi, non voglio commentare il folklore, vorrei invece dire Quindi è qualcosa su folklore per quello che ha lei? detto Moscovici, nel senso che lui dice che ci sono alcune forze politiche che vanno al potere mediante il voto. Ecco, io questo lo condivido, sì, è vero, ci sono delle forze politiche che vanno al potere mediante il voto. Esiste la democrazia della rappresentanza che probabilmente può avere anche delle controindicazioni per quello che è l'opinione o il punto di vista di alcuni poteri che sono in Europa. Poi invece non sono d'accordo sulla continua dicotomia destra-sinistra. Io ritengo che non ci siano forze di destra o di sinistra ormai contrapposte, che queste siano categorie della politica superate. Ritengo invece che ci sia una contrapposizione tra forze politiche conformiste e forze politiche anticonformiste. Sicuramente la Lega e questo governo rappresentano le forze politiche Allora, anticonformiste. vi faccio vedere quello che immagino che per voi sia un grande conformista, il più grande dei conformisti, nel senso ovviamente che dice lei, che è Mario Draghi, governatore. È un conformista Mario Draghi? Armando Siri? Dico bene? È il diavolo. Eh? Il È il diavolo. No, diavolo, è un ma conformista. Mario Draghi fa il suo mestiere di presidente della Banca Centrale Europea e quindi fa il No, suo Giorgetti lo e chiamava porta avanti le il sue demone. istanze, Giorgetti lo naturalmente. chiamava il Ma tra demone, l'altro per lei Draghi ha com'è? detto anche delle cose che non sono totalmente sbagliate. Lui dice che bisogna mantenere i toni più tranquilli, perché vedete lo spread è un indicatore ed è un Aspetti, ci arriviamo indicatore allo spread. Aspetti, non bruci tutto. Un attimo solo. Aspetti un attimo. Volevo solo sapere se lei stimava Mario Draghi. Tutto qua. Posso fare una domanda Ma io? ripeto, Draghi fa il suo mestiere, io Va bene. rispetto l'istituzione che Va bene, rappresenta. abbiamo capito. Voglio fare un passaggio in più però, perché la risposta a Draghi l'ha data il ministro degli affari europei Savona, che ha detto: noi rispediremo la manovra finanziaria italiana esattamente tale e quale com'è a Bruxelles. Quindi mi pare che non ci sia alcuno spazio di mediazione, non si tocca un singolo euro, diciamo, di quella manovra. Lei ce lo conferma questo? E questo che cosa significa? Che siete pronti a uno scontro, all'infrazione? Cioè, dove ci porta questo atteggiamento? Perché la cosa curiosa è che mentre Savona dice questo, Conte, il Presidente del Consiglio, continua, diciamo, a dire che si sta cercando un dialogo con Bruxelles, però in un dialogo No. qualcuno deve cedere qualche cosa. Voi che cosa siete disposti a cedere? Ma guardi, la cosa in realtà curiosa è che si vorrebbe risolvere un confronto così importante come quello sulla manovra dell'Italia con un mero scambio di lettere. È evidente che la cosa più saggia da fare è quella di incontrarsi, discutere, entrare nel merito dei provvedimenti e spiegare ai commissari europei, intanto una cosa molto chiara. Noi siamo partiti da una previsione di deficit che era lo 0,8%. Poi la crescita stimata dai governi Renzi e Gentiloni non c'è stata e siamo andati all'1,2%. Poi abbiamo dovuto assorbire a bilancio quella che era la clausola di salvaguardia sull'IVA che valeva 13 miliardi, ovvero lo 0,7%, e siamo arrivati all'1,9% di deficit senza aver fatto nulla. Quindi noi stiamo facendo una manovra dall'1,9 al 2,4 con lo 0,5%. Non possiamo accettare di essere etichettati come gli sconquassaconti se stiamo utilizzando lo 0,5% per fare delle attività che sono utili alla crescita del paese. Senza la crescita del paese è un'illusione poter pensare di risolvere il problema del debito. Le politiche dell'austerity che sono state fatte nel passato sono fallite tutte, il debito è aumentato esponenzialmente. Allora noi vogliamo invertire la tendenza. È questo Perfetto. che vogliamo spiegare ai commissari Fubini europei e telegrafico siamo perché voglio convinti di avere coinvolgere buone Massimo Giletti e ragioni per Sapelli. essere ascoltati Io e volevo fare una per domanda. ottenere da loro un via libera. Volevo fare una domanda a Armando Siri, perché ho incontrato nel weekend una persona che lei credo conosca molto bene, Steve Bannon,
il capo stratega, ex capo stratega della campagna di Trump, che adesso è in Europa, che vuole diventare un po' il capo stratega della campagna dei sovranisti alle europee, mi parla molto bene di lei. Parla molto bene di lei tutto il tempo. E dice, ma come bravo sì, che è il migliore economista che loro hanno, perché lui propone di togliere le tasse alle imprese per rendere il sistema produttivo più competitivo e rilanciare l'Italia. Però la domanda è, tasse alle imprese, detassazione delle imprese 0,5, aumento di spesa corrente per sussidi vari 15. E dunque Bannon sta dicendo, se avessero fatto come diceva Siri, sarebbe stato meglio. E ha fatto capire che secondo lui questo bilancio va cambiato, non come obiettivo di deficit, ma come contenuto. Posso farla io la domanda a Siri? Allora, se diciamo tutto questo, lei che ne pensa, perché Siri? In un paese che ambiva a cambiamenti dove mettere le persone competenti ai ministeri competenti, Siri sta ai trasporti? Però stiamo sul merito. Risponda lei, perché? No, tu sei vice direttore, vogliamo cambiare, perché uno competente, vabbè, se lo dice Ben, non poi non lo so cosa... Questa magari si intende di autostrade, Siri. Vabbè, ma allora io metto uno che se intende di economia, lo metto all'economia. Capire. Perché deve andare e parla lui perché sempre per l'economia? Ce ne sono un sacco che si occupano di economia. C'è Bagnai, c'è Borghi. Ho capito. Mi interessa capire se Siri è d'accordo con Bannon. Però è citato da Ben, non solo Siri. Mi interessa capire se Siri è d'accordo con Bannon. Chiede Fubini, Siri. Bisognava fare un lavoro molto più deciso sulla detassazione delle imprese rispetto a quello che è stato fatto. Le imprese che creano il lei lavoro, è d'accordo, no? Immagino, Siri, telegrafico, la prego. Guardi, se fosse dipeso da me avrei utilizzato tutta la manovra del deficit per abbassare le imposte, questo è molto chiaro, io ho combattuto ed è chiaro che la flat tax per me era la bandiera, diciamo, inammainabile. Purtroppo, la contingenza ci tiene in un governo di compromesso e per cui dobbiamo, visto che la coperta è già corta, dobbiamo dividercela con i nostri alleati. No, quindi, sì, ha detto una cosa non dipende da me. Vabbè, non gli va mai, ma lì, lui è un pasdaran del taglio delle tasse, ci avevate promesso 50 miliardi di taglio delle tasse, avete tagliato la flat tax 500 milioni. Un centesimo di quello che avete promesso. Però 2 milioni di partite IVA dal 2019 pagheranno una aliquota milioni, unica al 15% forfettaria. Avevate promesso comprensiva di IRPES, il 15% o il 20% di IVA, cosa avevano promesso? No. Armando Siri, la domanda per lei è questa. Dice Massimo Giletti, dice Federico Fubini, su questo sono d'accordo, questa è una manovra sostanzialmente di spesa corrente, quindi non è una manovra che fa crescere il PIL in maniera significativa. No, guardi, è una manovra che interviene anche sulla crescita, perché noi, come ho detto prima, abbiamo messo a punto un provvedimento che è quello che riguarda le partite IVA, come ho detto, fino a 65.000 euro, con un'aliquota unica al 15% forfettaria, quindi le assicuro che tante partite IVA, sono 2 milioni, avranno un ristoro non indifferente da questo provvedimento. Poi abbiamo anche messo a punto un'iniziativa che riguarda le società di capitali, quindi l'IRES, che noi abbassiamo strutturalmente dal 24 al 15%, quindi superando la politica dei super ammortamenti che non si sapevano se sarebbero stati confermati nell'anno successivo oppure no. Questa volta la rendiamo strutturale, l'IRES scende al 15% se si fanno investimenti, quindi, in innovazione, se si fanno investimenti in beni strumentali, quindi se, mi scusi, Siri, se si assumono persone, se si porta la produzione eventualmente all'estero, in Italia. Quindi crescita abbiamo messo nel merito quello che ha detto parte della torta. Scusi Siri, quello che ha detto il commissario Moscovici a Piazza Pulita la settimana scorsa, la previsione di crescita dell'1,5-1,6 che fate non è assolutamente credibile perché non è riscontrata da nessun organismo internazionale. Questa affermazione di Moscovici, secondo lei, è completamente sbagliata e falsa? No,
noi pensiamo e abbiamo ragione di credere che questo paese ce la possa fare. Io rifiuto la narrazione che ho sentito anche in questi giorni, c'è qualcuno che paragona l'Italia alla Grecia, addirittura al Venezuela, insomma è inaccettabile, siamo, si rispedisce al mittente un paragone del genere, siamo un grande paese industrializzato. Possiamo crescere dell'1,5%, questo è il secondo manifattura in Europa, possiamo crescere dell'1,5%. Insomma, voglio dire, abbiamo tutta una serie di elementi che sicuramente non ci possono far accostare alla Grecia. Dico però, se mi permette, una cosa circa i titoli di Stato e lo spread, abbia pazienza perché ho sentito alcune cose. Allora, la scadenza dei 250 miliardi dell'anno prossimo dei BTP sono soprattutto i BTP a cedola fissa tra il 4 e il 4,50%. Quindi il problema qual è? È che su questo lo spread poi più di tanto non incide. Il problema non è se ci saranno delle persone che potranno meno partecipare alle aste perché compreranno i titoli di Stato. Il problema sarà eventualmente che ci saranno degli interessi un po' più alti. Io su questo ho messo in campo un provvedimento che sarà contenuto nella legge di bilancio, che sono i conti individuali di risparmio, che sono una modalità per cui noi ci rivolgiamo alle famiglie italiane e gli diciamo: ci date 3.000 euro dei vostri risparmi che noi mettiamo in titoli di Stato e poi quello che raccogliamo fino a 15 miliardi li investiamo in infrastrutture. Ecco, questo è un modo per far partire la crescita attraverso gli investimenti. Quindi utilizziamo i risparmi degli italiani. Stato, insomma, che se mi permette, però mi faccia una finire. Vabbè, se mi permette, una mano agli italiani. Non c'è stato nessun risparmiatore italiano o straniero che abbia mai preso una fregatura dai titoli di Stato, semmai l'ha presa dalla Lehman Brothers e l'ha presa dal mercato. Professor Diciamolo questo.